Sì, ragazzi, beh, trovati questo nuovo video, sono XD. Baracca cacca, e oggi siamo su Creepyzone, un gioco horror di cui sinceramente ho sentito parlare ma non l'ho mai giocato. E sapete perché? E adesso lo scopriremo insieme. Perfetto, ci troviamo giustamente sperduti in non si sa dove. I comandi qua giustamente sono una merda. Mamma mia, cioè guarda qua che... Ok, benissimo, ok, non si può fare nient'altro qua. Vabbè, andiamo. Andiamo. La. C'è una sedia. Lo scopo del gioco è sedermi? È sedersi? Non credo proprio, vabbè. Ok. Bam. Cos'è questo? Una porta. Ah, si è aperta da su. Va bene, grazie, molto gentile. Dove cazzo su? Ehi, scusi! Scusi, lei! Come c'è finito qua? La posso seguire perché vorrei uscire da questo posto di merda? Perché ci sono questi cani? Scusi! Pronto! No, ragazzi, questa cosa non l'ho capita. Scusi! Scusi! Oh! Naccia a te, che cazzo! Ma vaffanculo! Beh, vabbè ragazzi, dovrei uscire da questo posto. C'è una leva. Prendiamola. Ho fatto qualcosa di male. Una cosa che... E quindi? Quindi? Ah, un manichino. Scusi! Scusi lei! Mi amano? Scusi, ma aspetta, come? Ma che cazzo? E mo che cazzo ci faccio qua? Serio? Ragazzi, seriamente? Perché? No! Dove cazzo sono? Blim blum blim blum blim blum. E spengo la luce per sicurezza. Stiamo camminando nell'oscurità. Ah, già, devo accendere la torcia, perciò è scuro il posto. Vabbè, ragazzi, stiamo andando in posti che non so neanche dove. Andiamo di qua, no, qua non si può andare, figurati. Cristoforo Colombo. Ma che cazzo è poi quella là seduta che sta là senza fare un cazzo? Vabbè. Scusi, si può aprire la porta? Porta chiusa. Che due grandissimi coglioni di merda. Devo prendere una cazzo di chiave di merda. Ah, eccola qui. Gulo, assoreta. Cazzo mi corri tu? Ma che? Cazzo fai? Oh! Oh! Ma che? Ah, ma questo mi batte! Oddio! Ok, vabbè, allora me ne devo scappare. Via. Lo so, ragazzi, sono un po' ritardato. Pensavo che era un'ombra, ragazzi. Cioè, pensavo che non faceva niente. Vabbè, apri sta porta. Perfetto. Mo. Dove cazzo? Ancora. Questo mi segue ancora. Madonna mia, ma che cazzo vuoi? Sono morto. Ma come? Ma come? To World Rater, ragazzi. Questo qua è una cosa che veramente hanno fatto tutti. E a questo punto, vabbè, la faccio pure io. Perché così vediamo un po' quali sono le migliori scelte che prendo nella vita. Ok, allora direi di andare subito con la prima domanda. Allora, preferiresti essere affamato per il resto della tua vita o preferiresti essere obeso per il resto della tua vita? Guarda, io preferirei essere, guarda, allora, essere affamato non va bene, però essere obesi se tutto ci prendono per il culo. E quindi io direi meglio obeso, va così, almeno siamo qua. Vediamo un poco. Ah, 52%, vedete ragazzi, meglio essere obesi. Seconda domanda, allora, preferiresti essere Jesse Ledge o preferiresti essere un Avenger? No, no, ragazzi, non lo so che cosa, non lo so chi sono, però io scelgo a caso. No, ho scelto la persona sbagliata, vabbè, lasciamo perdere. Ok, prossima domanda, via. Cosa ci dice? Preferiresti vivere nella casa dei tuoi sogni tra migliaia di... da nessuna civilizzazione? Oppure preferiresti vivere nella città dei tuoi sogni in una piccola casa con 5 persone, con 5 stranieri che tu non puoi capire?
Guarda, preferisco più questa, perché seriamente. Ok, meno male che c'è qualcuno che condivide le mie. Ok, allora, se stessi per fare una chirurgia, preferiresti non sentire dolore, ma essere sveglio e a vedere cosa, ogni cosa che sta succedendo, oppure preferiresti essere addormentato durante la chirurgia, ma svegliarti nel dolore? Guarda, fra queste due scelte sono molto difficili, quindi vabbè, questo, vabbè, facciamo urla. No, urla non si può fare, vabbè, facciamo questo qua. Tanto a questo punto. No, niente, la maggioranza delle volte gli altri preferiscono essere svegli e sentire i dolori. Va bene, ok, andiamo alla quarta domanda. Allora, preferiresti bruttare estremamente l'audio, non mi ricordo, vabbè, ogni 30 secondi, o preferiresti farne uscire uno piccolo ogni 5 minuti, ogni 5 minuti? Vabbè, meglio ogni 5 minuti, va, perché poi cioè, ogni 30 secondi non credo sia. La maggioranza delle volte che succede pure quando beviamo la Coca-Cola. Ok, allora, preferiresti avere lavate le tue mani ogni 10 minuti o soltanto lavate le tue mani una volta ogni mese? Ma come? Una volta ogni mese? Vabbè, dai, facciamo ogni 10 minuti, dai, perché noi siamo gente civile. Ok, preferiresti correre sempre oppure camminare? Boh, non so, nonostante arriviamo tardi a scuola, sì. Crawl, non mi ricordo cosa vuol dire, boh. Preferiresti sempre essere vestito come un reale oppure essere vestito sempre come un mezzano? Boh, mezzano, una cosa del genere. Va, meglio essere reali, ragazzi, pure quando andiamo al matrimonio di nostra nipote, meglio essere vestiti reali e non come dei maiali. Preferiresti vivere in una scarpa gigante oppure in una pesca gigante? Ma come? Cioè, ma vabbè, vabbè, meglio, ma che ne so, vabbè, meglio in una pesca, perché va, almeno quando hai fame, almeno ti mangi, ti puoi mangiare la pesca e non le scarpe. Mamma mia. Poi, allora, prossima domanda. Allora, preferiresti toccare mai un computer di nuovo oppure preferiresti mai toccare una persona del tuo stesso posto? Vabbè, assolutamente mai toccare una persona del stesso posto, perché poi senza computer la vita sarebbe un vero. Ecco, infatti, vabbè, figurati, il 21%. Preferiresti avere un solo comodino o avere un amico con benefici? Bah, meglio un amico. Amico, 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 amico. Infatti, l'86% preferisce questo. Poi preferiresti avere una ragazza baby. Vabbè, dai, facciamo ragazza baby. Dipende da chi è maschio sceglie la femmina e chi è la femmina sceglie il maschio. Però io sono sicuro che sono più insopportabili i maschi. Comunque, se dovessi vivere in una classica era per la musica, preferiresti gli anni. Wow, vabbè, ovviamente io preferisco gli anni 90 e America. Anche se gli anni 70 in Bretagna ci stavano i Beatles. Vabbè, dai, facciamo gli anni 90 di America, va, che è meglio. Sì, 65%, figurati, figurati. E chi è che preferisce gli anni 70 in Gran Bretagna? Vabbè, si vede che è un grande appassionato di Beatles, anche dei Coldplay, vabbè. Allora, vabbè, se vuoi essere un esploratore, preferiresti la giungla di Amazon oppure un sole profondo nel sottomarino? Ma come? Ma vabbè, facciamo questo, va, che guarda, raga, domande no senso, veramente domande no senso, però vabbè, 53% preferisce questo. Ok, allora, preferiresti perdere le mani? Oddio, no, preferiresti perdere le mani o i piedi? Questo è difficile. Se noi perdessimo i piedi non potremmo più camminare, però se perdessimo le mani non potremmo più scrivere. Questo è molto difficile. Però se noi non scrivessimo, poi non dovremmo più scrivere a scuola sui quaderni, però le materie orali le dovremmo imparare. Invece, se noi non avessimo i piedi, a scuola non andremo, però purtroppo dovremmo prendere l'assegno dai compagni e dovremmo scrivere con le mani che abbiamo. È difficile.
Vabbè, facciamo. Proprio facciamo le mani, va che. Ma come? La gente preferisce perdere i piedi. Bah. Ah, già, perché esiste la sedia a rotelle. Ah, perciò. Mi pareva strano. Allora, preferiresti vivere completamente solo su un'isola? Oppure essere. No, oppure essere in una fattoria a lavorare? No, 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 no. Meglio essere solo su un'isola, ragazzi, eh? Così posso andare pure al mare. Oh, che bello. Ok, il 78% preferisce così, anche se la gente preferisce lavorare alla fattoria. Allora, poi, preferiresti trovare un libro su ogni cosa riguardo al passato o trovare un libro su ogni cosa riguardo al futuro? Ma ovviamente il futuro, perché noi della storia ci siamo rotti i coglioni, no? Quindi, poi, prossima domanda. Allora, preferiresti gli odori delle tue pisciate come le patatine francesi del McDonald's oppure preferiresti odorare la tua cacca come il re degli hamburger? Madonna, raga, ma che domande sono queste? Ma che cacchio di do... Cioè, meglio la cacca o meglio la pipì? Ma dico io, ma... vabbè, io scelgo... Meglio la merda o meglio la pisciata? Che faccio? La pisciata? Vedete, 50-50, ah no, il 52% preferisce la pisciata. Ragazzi, comunque queste non sono domande, eh. Allora, preferiresti mai mangiare una pizza oppure mai bere una soda? Ragazzi, questo è difficile, però io direi meglio non mangiare mai una pizza, eh. Ok, prossima domanda. Preferiresti uccidere un unicorno di fronte a 1 milione di bambini oppure uccidere un delfino di fronte a 1 milione di bambini? Non c'è un'altra alternativa, tipo, che ne so, non uccidere, no, niente, proprio. È stato inventato il comandamento non uccidere, però giustamente questo gioco non è a corrente di questa cosa. Va bene, ok, allora, beh, un delfino. Tra l'altro è difficile uccidere un unicorno, perché quello basta che ci dà un unicornato in faccia, oppure nel culo, quella ci odora la cacca che abbiamo. Allora, e che ne so, da dove cazzo lo prendiamo un unicorno, un delfino? Vabbè, facciamo un delfino, va, a sto punto, cioè, voglio dire... Ok, 35-65% ragazzi preferiscono uccidere un unicorno, va bene. Allora, preferiresti essere famoso per un cancro? Perché? Per un cancro può essere famoso per aver fatto vivere sulla terra a ognuno di noi per sempre. Ma... Boh, vabbè. Andiamo questa qua. Cioè, ragazzi, non sono domande queste, sono domande per trogloditi. Vabbè, allora preferiresti essere nell'universo di Fallout oppure nell'universo di Skyrim? Bah, meglio Fallout, eh. Fallout, meglio il mondo della guerra, però vabbè, il 70% preferisce Skyrim, ma a noi non ce ne può fregare niente perché noi viviamo nella vera realtà. Allora, preferiresti avere un'agilità supernaturale oppure avere un'intelligenza soprannaturale? Ma sì, facciamo questo, va, intelligenza, vai. Preferiresti guardare Seinfeld oppure guardare Simpson? Vabbè, i Simpson, perché non so chi sono questi, però. Viva i Simpson! Ok, allora, preferiresti parlare solo in kaiku oppure preferiresti parlare nella lirica delle canzoni? Assolutamente, la lirica delle canzoni. Ok. Allora, come un gentiluomo preferiresti... dipingere i tuoi chiodi oppure indossare dei alti tacchi? Vabbè, raga, questa non rispondo proprio perché, cioè, ormai è un caso perso. Vabbè, raga, faccio l'ultima perché seriamente non ha senso. Allora, questa è l'ultima domanda, ragazzi, eh. Preferiresti poter avere il controllo sulle macchine oppure poter produrre un'illimitata elettricità di importo, un'illimitata importo di elettricità. Controllo, guarda, cosa faccio? Questo. Vabbè, il controllo sulle macchine, va. Così almeno non faccio manco tardi a scuola. Direi che posso concludere qui il video. Cioè, con tutte queste domande non ha senso. Preferisci la cacca, la pipì, i Simpson, raga. Cos'è questa? Preferiresti essere grasso oppure peloso? Grasso peloso. Guarda, perché non c'è un'altra opzione di essere tutte e due, sia grasso e sia peloso? No, eh? Vabbè.
Vabbè, a questo punto facciamo grasso, che poi me l'hai fatto pure prima sta domanda, cioè meglio essere grasso oppure poi altre domande, sì, vabbè, preferiresti avere il nome sconosciuto per sempre per fare qualcosa di terribile oppure preferiresti mai essere organizzato per completare qualcosa di... Boh, vabbè raga, direi che posso... Allora, rispondiamo a cazzo a questo punto. Vabbè, noi ci vediamo alla prossima, qui da Ectis, barbera cagacca, commentate, iscrivetevi e tanti like, ciao!